Se va al cinema il biglietto ci viene fornito digitalmente, in banca non se ne parli, non esiste più la carta. Negli ospedali questo processo è arrivato, penso per ultimo, comunque tra gli ultimi settori. Noi siamo contenti, ma diciamo pure orgogliosi di essere stati tra i primissimi, siamo in questo momento l'unico ospedale, pubblico o privato che sia, della Toscana ad avere la nostra cartella clinica totalmente elettronica, totalmente digitale. È il Centro Chirurgico Toscano il primo ospedale privato accreditato della Toscana ad aver scelto la via della digitalizzazione, che ha abolito di fatto il cartaceo nella struttura retina. La carta da noi francamente non c'è più, anzi devo dire, forse siamo un po' esagerati, che chi utilizza la carta viene moderatamente e amichevolmente punito. Qui il fascicolo sanitario elettronico è già diventato realtà. Ci permette di aumentare i servizi che diamo ai nostri cittadini, anche fuori dal loro episodio di ricovero, perché non solo i dati loro vengono registrati, utilizzati per migliorare la loro qualità di cure, che riceve la loro esperienza di cura, ma potranno essere fruibili da loro anche una volta che decideranno di andare in un altro ambiente, in un altro posto. Il Centro Chirurgico Toscano ha ospitato anche la giornata scientifica dal titolo La sfida della sanità digitale e il fascicolo sanitario elettronico 2.0, privato accreditato in collaborazione con il pubblico, alla presenza di alcuni nomi di caratura nazionale. Il futuro della sanità digitale in Toscana ovviamente è quello di mantenere i servizi digitali che già abbiamo sviluppato, soprattutto durante la pandemia. Quindi i cittadini possono fruire del fascicolo sanitario elettronico, del sistema di prenotazione CUP online, dei sistemi per prenotare le analisi del sangue. Ma soprattutto dobbiamo anche garantire la transizione e l'utilizzo corretto dei fondi del PNRR. E quindi in questo ci sarà il nostro impegno a garantire tutto il raggiungimento delle milestone nazionali ed europei. In particolare con il Centro Chirurgico Toscano, in questa occasione presentiamo la prima struttura privata che alimenta il fascicolo sanitario elettronico regionale. Quindi cosa vuol dire? Che i cittadini che si rivolgono a questa struttura troveranno tutta la loro vita, diciamo, clinica rappresentata nei documenti digitali trasmessi nel fascicolo. È la prima realizzazione, è un obbligo per i privati nel progetto nazionale, ma diventerà poi obbligatorio per tutte le strutture che operano in regione.